C'è un episodio che mi piace raccontarvelo. È il mio secondo cadavere. Io non lo so ancora che sarebbe diventato il mio secondo cadavere. Siamo a Ferrara, è l'anno 1969. Sto girando questo secondo film, Thomas gli Indemoniati, e avevo scelto, attraverso tanti provini, un'attrice di Milano. Una specie di Greschelli milanese del piccolo di Milano, della scuola del piccolo. Avevo fatto 150 provini per averla. E l'aspettavamo, stavamo girando delle altre scene con altri attori, El Mumpaorum e altri. E quando a un certo punto arrivano gli autoregisti, eravamo dentro una chiesa sconsacrata. Arrivano gli autoregisti e mi dicono: è arrivata l'attrice di Milano. Dico: fallo venire. Ed entra. Ma non era una bionda Greschelli, era una mora tutta riccia, sandalona, con tutti gli occhi vista, tipo una Irene Papas di quegli anni. Una così. Ma chi è questa? Scusi, ma lei chi è? La mia amica non è potuta venire, ha mandato me. Dico, ma non si fa mica così. Si fa così, devi portare un pacco. Scusi, ma lei mi sta offendendo, si rende conto? Io sono il regista, eh? Sono mica così. Insomma, mi arrabbio, anche perché di fronte al truppo stavo facendo la figura proprio dell'imbecille, uno che manda un altro a fare la parte, dopo i provini. Allora la scaccio, dico: per favore, posso aspettare? No, no, aspetti, sì, se vuole aspettare faccio quello che vuole, perché non posso impedire di aspettare a Ferrara, però a Ferrara, non dentro il mio set, aspetti nella città di Ferrara l'attesa. Ecco. Aspetto allora nella città di Ferrara, ma non qui, nella città di Ferrara, che è fuori da questa porta, la città di Ferrara. Qui è il mio set, quella è la città di Ferrara. Arrivederla. E poi adesso chiamo la sua gente. Glielo faccio vedere io. Insomma, provo, non l'avrei mai fatto, ma insomma, provo a far vedere che ce l'aveva. E continuiamo a girare. Giriamo, giriamo. Dico: cercami sta gente, sta deficienza. Tutte queste cose qua che avevo visto fare. E ogni tanto arrivavo questo regista e mi diceva: guarda che quella là è ancora là fuori. Io, come lo pone? Sì, poi mi affaccio. E infatti c'era un bar nella città di Ferrara di fronte, con i tavolini. E le sedie, c'era lei seduta al bar che aspettava. E tutto il giorno va avanti così, io giro, 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 lei che aspetta. Io giro, è ancora là, sì, è ancora là. Viene buio, si annotta, noi finiamo di girare, cominciamo a caricare le cose, ma dobbiamo andarcene. E lei è là, l'hanno incatenati i tavolini, le sedie, hanno spento il neon e lei è là. Io devo uscire, devo incontrare, devo vedere almeno lo sguardo, esco. Io poi, che sono fondamentalmente buonissimo, esco e questa cosa mi intenerisce, perché uno che resiste per tutta una giornata seduto a un tavolino, dico: vabbè, senta, venga, va bene, guardi, io non si fa così, però io non sono capace, lei ha vinto, voleva vincere, ha vinto, vabbè, ha vinto, la fa lei la parte, la fa lei, non sarà giusta per niente, la fa lei, tenga queste copione, vado a provarsi i costumi. Un urlo pazzesco si tuffa dentro la macchina di produzione, la portano in sartoria, ha guadagnato la parte. La mattina dopo si presenta, io rassegnato al peggio, doveva fare una scena con una vecchia attrice di teatro bravissima. Notò la reazione, l'attrice di teatro dice la sua prima battuta, e questa dice la sua battuta. E quando questa di Milano dice la sua battuta, succede una cosa che non era ancora accaduta nel mio cinema, che improvvisamente c'è la verità. Improvvisamente c'è qualcuno che non recita, ma c'è qualcuno che dice una cosa con grande verità, quindi in modo molto emozionante. A me vengono i brividi, perché è una cosa che ho scritto io e la sento restituita da uno che sa restituire con grande verità. E quando do lo stop, la truppa applaude, cosa che non era mai accaduta. Io sono rimasto così basito e dico: scusi, ma lei chi è? Mariangela Melato.